Porte aperte oggi pomeriggio nella sede del gruppo Astrofili Lacchini per monitorare il transito del pianeta Mercurio davanti al Sole, a disposizione di tutti le strumentazioni necessarie per seguire lo spostamento del piccolo pianeta lungo la superficie solare, un evento raro per il quale bisognerà attendere altri 3 anni prima di tornare ad osservarlo nel cielo. È un puro evento molto caratteristico, raro e di puro piacere vedere questo spettacolo della natura. E ovviamente diciamo il pubblico gradisce questa cosa qui e ogni evento astronomico di particolare, diciamo, di particolare rarità è sempre ben accettato. Quello che sta accadendo oggi è sostanzialmente una sorta di eclisse che non si verificherà poi tanto spesso. Un'eclissi, sì, il sistema è sempre quello delle eclissi, cioè Mercurio si trova proprio fra noi e il Sole in una maniera molto, diciamo, molto diretta. E quindi il sistema è sempre quello delle eclissi, però è un'eclissi molto piccolina perché Mercurio, essendo molto piccolo, non riesce a coprire il disco del Sole. L'unico altro pianeta che dal punto di vista della Terra si comporta in questa maniera è Venere. Venere ha delle frequenze di transito davanti al Sole molto ma molto più rare e quindi addirittura fa il prossimo transito di Venere lo vedremo fra un centinaio di anni. Mercurio è un pochino più frequente, però essendo troppo vicino al Sole, scientificamente non dà quelle caratteristiche che darebbe Venere. Venere in tempi passati è stato utilizzato tantissimo per quanto riguarda il calcolo dell'unità astronomica, cioè la distanza Terra-Sole, cosa che invece non è fattibile con Mercurio perché appunto è troppo vicino al Sole. Ecco, il passaggio per chi non potesse venire qui oggi lo si può vedere via internet sul vostro sito. Sì, sul nostro sito abbiamo una pagina dove mostriamo il transito di Venere fino a che ce lo permette, perché all'inizio il tempo era scuro e poi si è un pochettino schiarito e la fase finale non la vedremo perché sarà intorno alle 20:40, mentre invece qui da noi il sole tramonta intorno alle 20:15. Federico Lega per Faenza Web TV.